Radio Radicale, siamo in collegamento con Ciro Maschio di Fratelli d'Italia, membro della Commissione Giustizia di Montecitorio, per parlare con lui del Quirinale. Allora, che cosa sta succedendo? Allora, mi sembra che si stia andando verso una o due votazioni dove non verrà eletto nessuno e dopo che Berlusconi si è ritirato. Allora, come avete trovato la scelta di Berlusconi e il suo no a Draghi? Allora, noi eravamo sicuramente disposti a votare Berlusconi, ovviamente fatte le valutazioni sul rischio che non ci fossero i numeri con certezza e che si creasse invece un meccanismo di forte contrapposizione, apprezziamo molto la scelta, sofferta sicuramente, ma di grande responsabilità di Berlusconi. A questo punto il centrodestra, come sappiamo, ha la maggioranza relativa e quindi riteniamo che sia, che spetti al centrodestra l'onore e l'onere di proporre un nome. Ci sono diversi nomi che sono stati valutati, l'intenzione è quella di proporre un nome di alto profilo istituzionale che sia culturalmente espressione del centrodestra, ma in grado di trovare convergenze anche da parte di altri gruppi. Senta, come avete trovato il fatto che siano stati buttati dei nomi di candidati di bandiera come Riccardi e Labelloni? Come avete trovato questo fuoco di sbarramento? Ma è una normale dinamica di pre-tattica che c'è in tutte le elezioni presidenziali e non solo, per cui sappiamo tutti che l'esperienza e la storia ci dicono che chi entra Papa esce cardinale e che sempre fino all'ultimo secondo, anche dell'ultima scheda scrutinata, c'è sempre da aspettarci sorprese e colpi di scena. Allora, quale atteggiamento si aspetta adesso dagli altri partiti su Draghi e soprattutto voi volete una strada che porti immediatamente al voto, voi vi distinguete dal resto del centrodestra per questa posizione. Allora, quale sarebbe il candidato che vi porterebbe subito alle elezioni e che comunque non protrarrebbe la legislatura? Ma guardi, come ha detto Giorgia Meloni, l'unica motivazione per cui potrebbe interessarci l'elezione di Draghi è quella che si possa andare ad elezioni anticipate. Sappiamo che difficilmente ci sarà la volontà di arrivare a questo e quindi a questo punto è giusto che Draghi porti a termine il suo mandato di Presidente del Consiglio, ovviamente non con i voti di Fratelli d'Italia, ma comunque resti dov'è e si scelga un Presidente della Repubblica che sia espressione della politica e che non sia quindi necessariamente un tecnico cioè imposto da fuori. Ovviamente i nomi non ne facciamo, non diamo per scontata nessuna opzione, non diamo per esclusa nessuna opzione, saranno i leader a confrontarsi tra loro e con il centro-sinistra per capire quale può essere il profilo che può avere la più ampia convergenza. Una cosa è certa, non siamo disposti ad accettare, anche dal punto di vista morale, oltre che politico, che la sinistra metta il veto su chiunque abbia una provenienza di centrodestra. Credo che ci sia piena legittimità costituzionale, il centrodestra ha tantissime figure di alto profilo che possono ricoprire questo ruolo, per cui credo che questo sia un elemento che sicuramente dobbiamo valorizzare e mantenere fermo. La Casellati andrebbe bene, è vero che Casini avrebbe detto di no? Guarda, io su questo ovviamente in questa fase si scatenano tutti i retroscena, le dietrologie, quindi per quanto riguarda le dinamiche su Casini non sono al corrente dei retroscena. La Casellati è uno di quei diversi nomi che gravitano nell'area del centrodestra, ma che può avere le caratteristiche, sicuramente è una di quelle che potrebbero benissimo essere proposte.
Si aspetta ancora tanto tempo per riuscire a trovare un accordo. Pensa che poi alla fine sarà necessario che si vedano un po' tutti i leader di partito insieme. Sicuramente ci sono quotidianamente le diplomazie al lavoro e il confronto è costante. E credo che lo schema corretto sia questo: al centrodestra, come coalizione di maggioranza creativa, il compito e l'opportunità di proporre un nome, il centrosinistra non metta veti su tutti, dopo il passo indietro di Berlusconi non è accettabile un pregiudizio della sinistra che crei uno stallo istituzionale in un momento delicato come questo. Senta, la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio l'onorevole Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Grazie a voi, buona serata e vediamo.